Benedici i nostri giovani e le nostre famiglie. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. San Pio da Pietrelcina prega per noi. Va bene.
Prova, sta acceso. Prova. Passa. Concludiamo questa nostra processione dove abbiamo insieme con San Pio percorso le strade della nostra città e della nostra parrocchia. Ringraziamo per questo mese di settembre a cui manca ancora qualche giorno, dove l'abbiamo avuto nella nostra parrocchia accanto alla nostra mamma celeste, la Vergine delle Grazie, insieme a San Michele. E chiediamo la tua intercessione per la nostra parrocchia, per il quartiere delle Grazie, per il quartiere del convento, che non mi stancherò mai di dirlo, non sono due realtà o entità separate. Non c'è un fossato su via Teresa Mastelli con i coccodrilli che divide un quarto Grazie da un quarto di convento. No, è un'unica grande realtà parrocchiale e familiare che comprende i cappuccini, comprende la parrocchia, comprende i salesiani, comprende le discese, comprende tutto ed è il luogo dove regna lo spirito di Francesco d'Assisi e dei suoi figli. Chi tradisce questo spirito non si definisca cristiano, non si definisca francescano, non si definisca niente, perché non c'entra nulla con Cristo e con la Santa Madre Chiesa. Ti
cui Francesco, nostro padre Serafico, e San Pio è stato figlio. E sempre, secondo quello che diciamo della nostra professione perpetua, figlio seguace e obbediente. Ce l'ha ricordato anche il vescovo questa sera durante l'omelia. Bene, ringraziamo San Pio e chiediamo per sua intercessione un'ultima benedizione, ultima per questa sera, non ultima perché lui continua a vegliare con gli altri santi dell'ordine serafico su tutti noi. Il Signore sia con voi. Per intercessione di San Pio da Pietrelcina vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La gioia del Signore sia la nostra forza. Andiamo in pace. E viva Padre Pio! La banda può suonare e il fuoco può sparare.
sacco di cose.